verifiche in corso per poi procedere con appositi provvedimenti. È questa la sensazione che si respira sulla questione dei sanitari che non intendono vaccinarsi. Ma la situazione è, diciamo, in evoluzione ancorché in maniera molto, come dire, silenziosa, perché su questa questione si stanno facendo da parte degli organismi deputati, che sono regione e aziende territoriali, le necessarie verifiche, e noi siamo in attesa di conoscere i nominativi di coloro da valutare. Ribadendo come anticipato ai microfoni di Vera TV che per gli ospedali riuniti di Ancona i numeri sono bassi, il direttore spiega una curiosità sull'infermiere che aveva sollevato pubblicamente la protesta. Ma i numeri riteniamo siano estremamente bassi, per cui grandi problemi non ne abbiamo. Segnalo solo una curiosità che forse è poco nota, che uno dei nostri infermieri, quello che su questa questione aveva sollevato anche le proprie perplessità pubbliche, ci ha messo nero su bianco per iscritto di essere, di ritenere di non doversi vaccinare, e per questa ragione ci ha chiesto lui di essere collocato in ferie. Noi lo abbiamo fatto a scopo prudenziale per alcuni giorni, perché è sostanzialmente all'aderire a una richiesta di ferie, ma è una situazione che credo vada a definizione a breve, perché ovviamente non è lo strumento che la legge prevede per risolvere casi come questo. Maraldo è fiducioso sull'azione della Regione Marche su iniziative nello spirito del decreto legge. Credo che anche la nostra regione, come dicevo prima, si stia adoperando. Nel caso nostro ci ha chiesto ormai una decina di giorni fa, attraverso una lettera, di conoscere le dimensioni macro del fenomeno, non elenchi nominativi o altro. Questo mi lascia intendere che la Regione Marche stia per adottare delle iniziative che sono nello spirito del decreto legge, poi convertito in legge, sì.